Buonasera e ben ritrovati al TG 2000. Abbiamo voluto aprire così il nostro telegiornale con immagini che danno il senso di quello che è accaduto in Sardegna. Sì, perché la Sardegna, come avete visto, come avrete sentito anche oggi, è in ginocchio. Una notte di pioggia battente ha colpito infatti l'isola, lasciando sul campo morte e devastazione. Crolli e allagamenti, soprattutto nel nord-est, migliaia sono gli sfollati, numerose le vittime. Un primo bilancio del passaggio del ciclone Cleopatra sulla Sardegna, che peggiora però di ora in ora. Nelle prossime ore sono previste nuove piogge, una tragedia legata anche all'incuria dell'uomo nel suo rapporto con il territorio. Un dramma che però ha subito suscitato una risposta grande e commovente di solidarietà. Allora ci colleghiamo subito con Olbia, dove si trova il nostro inviato Massimiliano Cocchi. Buonasera Massimiliano. Sì, buonasera, partiamo Letizia dai numeri di questa devastazione. 18 morti, 4 dei quali sono bambini, e 2.700 sfollati provocati dalla piena causata dall'esondazione di fiumi e torrenti da una vera e propria bomba d'acqua. Qui ha detto il prefetto Franco Gabrielli, il capo della protezione civile, che questa mattina è arrivato sull'isola. In poche ore sono caduti oltre 400 millimetri d'acqua, che vuol dire è la pioggia che cade di solito in 6 mesi. La parte più colpita della regione è quella centro-nord, la parte soprattutto la Gallura, l'estremo nord della Sardegna, e in particolare Olbia, la città dalla quale vi sto parlando in questo momento. Qui ci sono stati 9 morti e danni che sono incalcolabili. Allora è da qui che partiamo con il nostro racconto. Venite qua a vedere il disastro. Riprendete qua, riprendete a vedere. Queste le condizioni in cui siamo, in cui versiamo. Ecco qua. Senza corrente e senza acqua. La rabbia di chi in poche ore ha perso tutto e che ora non può far altro che spalare fango. Il day after di Olbia è un tributo di morte troppo alto e una distruzione che è ancora difficile da quantificare. Le vittime accertate sono 16, 13 solo nella provincia di Olbia Tempio, 2 sono bambini, 2 persone sono ancora disperse, le speranze di trovarle in vita, dice la protezione civile, sono minime, perché chissà dove le ha portate la piena che ieri sera è arrivata improvvisa poco prima delle 7. Arrivava l'acqua come fosse un mare, arrivavano le onde, non arrivava acqua piovana, arrivava acqua come fosse un mare, ripeto. Ci siamo buttati in acqua, avevamo l'acqua sino alla gola qua, e gli inquilini che abitavano nell'attico ci hanno portato via. Abbiamo portato via più di 35 persone da questa parte, 2 bimbi piccolini che erano quasi sott'acqua con i genitori, li abbiamo portati al caldo. Niente, abbiamo continuato a perlustrare fino a tarda mattinata. Qui ci sono state anche delle vittime. Sì, è morta una ragazza purtroppo qua dietro il canale, ce l'avevamo sotto, ma non potevamo fare niente. Cleopatra, la perturbazione che qui ieri sera ha ucciso e devastato, era stata annunciata. La protezione civile aveva diramato l'allerta massimo, ma oggi qui la gente si chiede perché non sono stati presi provvedimenti. Purtroppo ha piovuto tanto, no? In 2 ore e mezza sono caduti 95 mm d'acqua, che è una cosa che non si verificava da 1000 anni qua. Ora ci sono 2.700 sfollati, per loro il comune ha messo a disposizione 10 alberghi, ma quasi tutti sono ospiti di parenti e amici. Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza e stanziato 20 milioni, serviranno per le strade divelte, le reti fognarie esplose, la rete elettrica saltata. Poi però bisognerà pensare a chi in poche ore ha perso tutto. Dunque 18 morti e 2.700 sfollati, allora in queste ore bisognerà provvedere. Oggi abbiamo toccato con mano la solidarietà enorme scattata nei confronti di queste persone. Da tutta Olbia, dai paesi limitrofi, sono arrivati qui per aiutarli a spalare via il fango. È una gara di solidarietà, in particolare che ha commosso per una storia, quella di un'intera famiglia spazzata via dalla piena, da Arzachena, padre, madre e 2 figli. Nonostante quella comunità sia stata anch'essa duramente colpita, anche lì quella che c'è stata è stata una vera e propria gara di solidarietà, come ci racconta Valchiria Bandinelli. Un'intera famiglia brasiliana è stata inghiottita da un'onda d'acqua alta 3 metri. Isael Passoni e la moglie avevano 42 anni, il figlio Werriston 20, la figlia Lane Kellen 16. La tragedia si è consumata nel giro di pochi secondi nel seminterrato dell'abitazione in località Lumulino, alle spalle della circonvallazione all'ingresso della cittadina gallurese. Abitavano in un appartamento sotto il livello del terreno, e quindi
quando sono intervenuti, siamo arrivati, non c'era più niente da fare, c'erano 3 metri oltre l'acqua. La macchina dei soccorsi si era messa in moto nel tardo pomeriggio. Gli interventi sono proseguiti senza sosta per ore. Le esondazioni del rio Manno e San Pietro hanno allagato le zone circostanti. Decine di persone che si trovavano a bordo di diverse auto sono state trascinate via dalla forza dell'acqua mentre percorrevano la circonvallazione o le strade di collegamento al paese. Tutti si sono salvati arrampicandosi sulle piante e sugli alberi vicino all'alveo dei fiumi. Tra questi, 2 ragazzi di 13 anni e una donna incinta. Tanti gesti di solidarietà durante le ore del violento nubifragio, oltre ai volontari della protezione civile e delle forze dell'ordine, sono scesi in campo numerosi cittadini. Molte famiglie stanno ospitando le persone che non possono rientrare nelle loro abitazioni. Grazie a Massimiliano Cochi, torneremo a collegarci con lui al termine del nostro telegiornale in modo da avere tutti gli aggiornamenti su quanto sta avvenendo in Sardegna. Intanto dalla presidenza della Conferenza Episcopale Italiana è giunto oggi un primo stanziamento di 1 milione di euro dai fondi dell'8 per 1000 per aiutare le popolazioni colpite dall'alluvione. La prima risposta solidale si legge in un comunicato della CEI alla tragedia che ha colpito nelle scorse ore il nord-est della Sardegna. 100.000 euro invece la cifra messa a disposizione della Caritas, che ha reso noto, lo vedevamo prima, ha reso noto un conto corrente postale sul quale è possibile inviare il proprio contributo. Eccolo. Il conto corrente è il 347013, si tratta di un conto corrente postale, bisogna mettere nella causale emergenza Sardegna. Immediata è stata anche la risposta delle istituzioni, a cominciare dal Consiglio dei Ministri straordinario di questa mattina, un dramma di proporzioni incredibili, così ha detto Letta al termine dell'incontro, annunciando uno stanziamento di 20 milioni di euro per le prime emergenze. Leonardo Possati. Abbiamo deciso lo stanziamento immediato per la immediata emergenza di 20 milioni di euro. Questa scelta ovviamente riguarda l'immediato intervento, non riguarda poi tutto ciò che avrà a che vedere con l'eventuale lavoro di ricostruzione, per il quale ovviamente c'è bisogno di avere poi più in là le stime necessarie. Un dramma di proporzioni incredibili, il bilancio è tragico, almeno 18 morti, 2700 sfollati, numeri agghiaccianti che riportano il paese alle pagine più nere della nostra storia. Immediato l'intervento della macchina dei soccorsi, ma il momento è terribile. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sta seguendo l'evolversi della situazione attraverso il Dipartimento della Protezione Civile e le prefetture interessate. Intanto nel pomeriggio il Ministro dell'Ambiente Andrea Orlando in un'informativa ha riferito davanti alla Camera dei Deputati e non mancano le polemiche. Da parte sua la Protezione Civile nel pomeriggio ha lanciato un nuovo allarme per una perturbazione che nella serata di oggi potrebbe colpire la parte sud-orientale dell'isola e nello specifico Cagliari. In un territorio così violato il rischio è più elevato, ha detto il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli a Olbia, dove coordina i soccorsi. Quanto avvenuto in Sardegna non ha lasciato indifferente il resto dell'Europa, con il presidente Barroso che ha manifestato la solidarietà e la vicinanza alle famiglie delle vittime, mentre un sentito ringraziamento al lavoro dei soccorritori è arrivato dal presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz. E via Twitter è arrivato poco fa il messaggio di Papa Francesco, che si dice profondamente commosso per l'immane tragedia che ha colpito la Sardegna. E allora Eccole qui le parole del Pontefice, la commozione profonda per la tragedia e poi la richiesta di pregare per la popolazione e in particolare per i bambini. Ma rileggiamo insieme le parole del Pontefice andando subito a Piazza San Pietro, dove si trova il nostro Vito De Torre. La linea va a te, Vito. Eccoci qui in diretta da Piazza San Pietro e le notizie sull'alluvione in Sardegna sono arrivate anche qui in Vaticano. Il Papa è rimasto molto colpito, soprattutto per quanto riguarda le vittime, che si tratta in alcuni casi di bambini. E allora il Papa ha deciso di lanciare un messaggio alle popolazioni colpite, ma anche a tutti i fedeli, invitandoli alla preghiera. Lo ha fatto tramite internet, tramite Twitter. Leggiamo insieme il messaggio lanciato poco fa dal Santo Padre, che si dice profondamente commosso dall'immane tragedia che ha colpito la Sardegna. Chiedo a tutti
tutti, ha detto Papa Francesco, di pregare per le vittime, in particolare i bambini. Questo è il messaggio lanciato poco fa da Papa Francesco. Ma la giornata di oggi del Santo Padre è iniziata come di consueto con la messa celebrata nella cappella di casa Santa Marta. Oggi il Papa ha parlato della memoria, in particolare dei custodi della memoria, dei nonni, un popolo che non rispetta i nonni, ha detto Papa Francesco, non ha futuro. E allora andiamo a ascoltare e vedere le sue parole. Preghiamo per i nostri nonni, le nostre nonne, che tante volte hanno avuto un ruolo eroico nella trasmissione della fede in tempo di persecuzione. Quando papà e mamma non c'erano a casa e anche avevano idee strane, che la politica di quel tempo vi insegnava, sono state le nonne quelle che hanno trasmesso la fede. Quarto comandamento è l'unico che promette qualcosa a cambio, è il comandamento della pietà, essere pietoso con i nostri antenati. Chiediamoci la grazia ai vecchi santi, Simeone, Anna, Policarpo, Eleazzaro, a tanti vecchi santi. Chiediamo la grazia di custodire, ascoltare e venerare i nostri antenati, i nostri nonni. Nella giornata di oggi Papa Francesco ha adottato diverse decisioni, tra cui quella di nominare Monsignor Mariano Crociata, finora segretario generale della CEI, come nuovo vescovo della diocesi di Latina, Terracina, Sezze e Priverno. Ci spiega tutto proprio su questa nuova nomina Paolo Fucili. Da San Pietro è tutto, vi saluto. Grazie a Monsignor Crociata per la testimonianza di fede, la dedizione intelligente e lo spirito di servizio. Tocca al presidente Cardinal Bagnasco dar voce ai sentimenti di sacerdoti ed impiegati laici della Conferenza Episcopale Italiana, chiamati a raccolta stamani alle 12 per l'annuncio della scelta di Francesco di nominare l'attuale segretario generale CEI, vescovo di Latina Terracina Sezze Priverno. 60 anni, siciliano di Castelvetrano, già vescovo di Noto, mai avrei immaginato, son parole sue, di ricoprire l'incarico cui nel 2008 mi aveva destinato Benedetto XVI per vivere 5 intensi e faticosi anni di servizio alla Chiesa italiana. Quello che oggi viene annunciato è un passaggio fisiologico. Sono grato a Papa Francesco anche per avermi voluto prorogare oltre la conclusione del mandato. Sono tempi di grande cambiamento per la Chiesa, ha aggiunto, un clima di entusiasmo nel quale fare crescere ancora una comunicazione della fede attenta alla persona, come stiamo imparando a fare. Quanto a sé, la vita è sempre una successione di chiamate, anche impensate, confida di avere imparato. Sperimento perciò qualcosa della libertà cristiana, del sollievo e della leggerezza che vengono dal non rimanere abbarbicati e dall'essere pronti a venire trapiantati altrove. E facciamo il punto adesso sul ciclone che qualche giorno fa ha investito le Filippine. 13 milioni le persone in qualche modo danneggiate dalle piogge che per giorni hanno flagellato l'arcipelago. Secondo le stime delle Nazioni Unite, gli sfollati sarebbero almeno 4 milioni, dei quali solo il 10% al momento è ospitato nei centri di accoglienza allestiti
Per l'occasione le case gravemente danneggiate sono 1 milione, la metà delle quali è stata completamente distrutta. Prosegue intanto in tutte le zone colpite la distribuzione degli aiuti e parlando di cicloni vi ricordo di rimanere con noi perché proprio tra pochissimi istanti ci ricollegheremo di nuovo con la Sardegna, con il nostro inviato Massimiliano Cocchi, perché stanno arrivando delle notizie molto importanti. Ma andiamo avanti adesso con la politica. Sì, con la pagina politica dove resta in primo piano la questione cancellieri in vista del voto di sfiducia individuale di domani alla Camera, ancora Matteo Renzi a guidare l'attacco al guardasigilli con la richiesta di dimissioni. Sentiamo Augusto Cantelli. Se va via il governo è più forte, in attesa dell'assemblea dei parlamentari del PD di questa sera, presente anche Letta, che dovrà decidere sulla linea da seguire sul caso cancellieri in vista del voto di sfiducia di domani. Matteo Renzi torna alla carica contro il ministro della giustizia. Sono per le dimissioni, ribadisce il sindaco di Firenze, forte del successo dal voto dei circoli nella corsa alla segreteria. Ma l'affaire cancellieri Ligresti rischia di spaccare il Partito Democratico se il premier Letta insieme al presidente della Repubblica Napolitano difendono il guardasigilli. Matteo Renzi e Pippo Civati, due candidati alle primarie dell'8 dicembre, sono per il passo indietro del ministro, di attesa invece la posizione del terzo candidato, Gianni Cuperlo. Distingui nel PD che spingono Beppe Grillo ad accusare i democratici di non volere sottoscrivere la mozione di sfiducia targata Movimento 5 Stelle. E allora adesso, come vi abbiamo promesso, torniamo Massimiliano di nuovo a collegarci con Olbia, con la Sardegna, perché sono arrivate delle novità molto importanti. Allora Massimiliano, che cosa sta succedendo? Sì, la notizia è arrivata pochi minuti fa ed è per fortuna una buona notizia, perché la Protezione Civile ha rintracciato una delle due persone ancora disperse. Si tratta di un agricoltore di Torbè in provincia di Nuoro che ha rifiutato però di lasciare il suo podere. La buona notizia però è che ovviamente è stato rintracciato vivo. A questo punto il bilancio è 16 morti accertati e un disperso, una persona di Onani, sempre in provincia di Nuoro. Intanto qui ha ripreso a piovere. Si guarda con preoccupazione alle prossime ore quando è stato diramato, perché è stato diramato un altro allerta meteo. Da Olbia è tutto. Grazie Massimiliano, noi naturalmente torneremo sulla tragedia in Sardegna anche nel corso del programma Indaco con il nostro Giuseppe Caporaso per darvi le ultimissime notizie su quello che è avvenuto in Sardegna. E noi ci salutiamo qui e cerchiamo di ritrovare un po' di sorriso, un po' di serenità con Silvio Vitelli e Il Tempo Vola.